Oggi abbiamo la lezione con Serena Barela dell'AMOD, che in realtà ha collaborato per tanti anni con l'AMOD, ma adesso lavora a Berlino. Con lei la prima lezione sulla gestione degli archivi audiovisivi insieme a Massimo Canario di Regesta e dell'Istituto Luce, che terrà una lezione, diciamo un'apertura, un excursus sull'Istituto Luce, quindi sull'archivio Luce. Passo la parola a Flavia che voleva fare un piccolo intervento formale. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Flavia Giordano e rappresento l'ARTI Regione Puglia, in particolare i laboratori dal basso. Laboratori dal basso è il bando attraverso cui Digital Heritage si è realizzato. È un bando che è aperto ormai da un anno e rimarrà aperto fino al 30 giugno, quindi è stato un anno lungo in cui abbiamo realizzato tanti altri laboratori. Perché si chiama Laboratori dal Basso? Perché appunto è dal basso, perché è organizzato dalle stesse associazioni e microimprese giovanili. Perché con Laboratori dal Basso quello che vogliamo fare è realizzare percorsi di crescita imprenditoriale di associazioni e microimprese giovanili in diversi settori, nei vari settori della produzione, dei servizi, nelle miriadi di sfaccettature che può acquisire l'imprenditoria giovanile. La storia di Digital Heritage, come diceva già Annalisa, è la storia di un cluster. Quindi un gruppo di proponenti accomunati dall'interesse per archivi digitali, documentari e che vuole fare un salto di qualità da associazione probabilmente a cooperativa e far diventare questa particolare attività, quindi l'elaborazione, il lavoro sugli archivi digitali, un'occasione di lavoro, quindi è un laboratorio per imprenditori, pensato da imprenditori. Spiego il termine di laboratori dal basso perché a differenza della formazione tradizionale, un laboratorio dal basso è organizzato dall'inizio alla fine dai proponenti, quindi è stata il cluster dei 14 di oggetti smarriti dell'associazione Frammenti, insieme ad altri ragazzi, che ha scelto la location, ha scelto le materie, ha contattato uno ad uno i docenti, scegliendo tra i migliori che erano a disposizione nelle loro agende. È un po', se voi conoscete Ritorno al futuro, è un po' il contrario di Ritorno al futuro. Con Ritorno al futuro la regione finanzia attività di formazione magari all'estero, quindi mandiamo i ragazzi a studiare in Italia e a formarsi nelle più importanti università. Con Laboratori dal Basso il percorso è assolutamente inverso, quindi sono le associazioni e le imprese presenti sul territorio che chiamano docenti da tutto il mondo qui in Puglia per creare formazione in Puglia e per crescere insieme al territorio. Quindi questa è un po' la storia di Laboratori dal Basso e Digital Heritage, dico docenti da tutto il mondo perché i ragazzi hanno fatto un lavoro veramente. Comprende? Ok. Un lavoro veramente notevole, chiamando, ricordo soltanto Enrico Ghezzi, chiamando David Phelps, Alina Marazzi, Studio Luce, quindi veramente il meglio che può offrire questa nicchia di mercato, questa nicchia di attività. Quindi io non rubo altro tempo e vi ringrazio per aver partecipato. Vi ricordo che Laboratori dal Basso sarà ancora aperto come bando sino al 30 giugno, quindi è in scadenza. E con Laboratori dal Basso che cosa facciamo? Il corso lo organizzate voi, però i docenti ve li paghiamo noi. Quindi voi create un gruppo d'acquisto per cui in 15 vi mettete, mi comprate Enrico Ghezzi, lo fate venire qui e noi
ci diamo da fare per pagargli appunto la fee e per organizzare il transfer e per venire a raccontare quello che voi poi deciderete. Quindi se volete altre informazioni andate sul sito laboratoridalbasso.it, dove tra l'altro, come diceva Annalisa, troverete anche le registrazioni di questo corso, perché su laboratoridalbasso.it stiamo creando un archivio digitale di corsi dal fundraising alla progettazione comunitaria, ovviamente gli archivi audiovisivi, per cui voi potrete seguire anche più in là le lezioni che sono condivise con le licenze Creative Commons e scaricare anche le varie dispense, quindi avete veramente da sbizzarrirvi. Passo la parola a Serena Barela e buona lezione. Grazie. Okay. Io in questa fase vi intrattengo un po', e più che altro volevo sapere, a campione, non da tutti, come mai siete qui, cioè questo interesse, e che esperienze avete con la mediateca, cineteca in generale, sia come utenti che come, se qualcuno ce l'ha, esperienza di lavoro, collaborazione, partecipazione, così capisco chi ho di fronte. No, appunto, qualche volontario che mi spiega un po' la platea. Ti spiego io. Beh, grazie. Io sono un appassionato di cinema, ho sempre seguito la storia del cinema principalmente, e poi negli ultimi tempi ho voluto specializzarmi, se così possiamo dire, nel cinema girato in Puglia. Allora, di conseguenza ho iniziato, quando lavoravo prima in un'emittente televisiva, ho iniziato in questa emittente, dove ho lavorato una decina di anni, a recuperare i filmati che noi mandavamo in onda, quindi sia a livello di documentari sulla Puglia, sia poi a livello di film girati in Puglia, a cominciare da quelli di Lino Banfi, per fare un esempio. Però, visto che la tua esperienza e anche da quello che tu fai riguarda lo studio del lavoro nei secoli, sono quello che ha tirato fuori, per esempio, il filmato sul 1° maggio del 1913 ad Andria, oppure, non so, altri filmati di questo tipo, che ho messo poi in un piccolo blog che io faccio, che si chiama Puglia Cinema, dove, diciamo, lo faccio a livello di hobby, perché quest'anno sono andato in pensione e quindi mi sto dedicando a questo. Ma i materiali fisicamente dove sono, come sono? I materiali io ce l'ho tutti nella televisione, quando voglio vado lì e me li prendo. Ok, vabbè. Qualcun altro? Anche perché senza slide, vediamo. Però nel frattempo che proviamo a sistemare questa cosa, qualcun altro mi racconta. Va bene, grazie. Mi sa che lo voglio. Io sono Elena Dinca e sono la referente della Mediateca di Pordenone, quindi anch'io in realtà mi occupo di patrimoni audiovisivi in particolare, anche se da tutta un'altra parte d'Italia, quindi nel profondo nord-est. E quindi sicuramente, insomma, il mio interesse era quello di venire qui per avere un confronto con altre realtà come la nostra e come questa, che si occupano di conservazione del patrimonio audiovisivo, ma anche di diffusione al pubblico e di informazione all'utilizzo corretto. E niente, un tema che mi piacerebbe moltissimo affrontare è quello appunto della digitalizzazione in vista proprio della conservazione in tutti gli effetti dei film e dei beni che abbiamo, che non sono solo opere d'uso. Ok, grazie. Ma non c'è nessuno che ha contattato qualche cineteca per ricerche, visioni, appuntamenti? In che senso? Nel senso che io sono il presidente dell'associazione dedicata alla copia comica Staglio e Olio e sono sempre alla ricerca di materiale, soprattutto non tanto materiale scomparso, che di quello se ne occupano in America, ma del doppiaggio italiano, perché per me è estremamente fondamentale recuperare le versioni doppiate da Alberto Sordi e forse anche quelle precedenti negli anni 30, dove ci potrebbero essere delle cose interessanti. Però quelle so già che bene o male non si troveranno praticamente mai, perché furono distrutte
subito nel periodo quando furono emanate le leggi razziali, tutto il materiale della MGM italiana, che era stato realizzato dal 34 al 39, era stato distrutto. Però spero sempre che qualcosa salti fuori, ma non si sa dove sono queste cose. La Cineteca di Bologna mi disse espressamente che io, come singolo, anche se era un'associazione, comunque un'associazione privata, non potevo sapere che cosa avevano. Questo capita spesso, c'è una specie di gelosia da parte delle cineteche nei confronti dei loro materiali. Ma non gli ho chiesto di darmelo, gli ho chiesto se ce l'avevano, e che è anche peggio, perché almeno si sa che c'è. Perché magari non sanno di averlo e non possono dire che non lo sanno. io inizio. Ma sì. In qualche... Io voglio il segnale della regia, okay. Poi magari in corso d'opera, però... Ricominci da capo, no. Però non mi funziona il mouse qui adesso. Massimo, mi presti il tuo? Il mio è morto. Allora, con me facciamo oggi questa... No, me lo faccio così. Questa panoramica un po' storica, ma molto breve, niente di preoccupante, sugli archivi audiovisivi, quindi dove è nato l'interesse e quando le cineteche, più o meno così come le conosciamo adesso, sono nate. Siamo intorno agli anni 10-20. Ci sono le prime esperienze di raccolte di film, ovviamente appunto raccolte di film non significa istituzioni o cineteche, però è evidente che c'è un'esigenza, è evidente che c'è un'esigenza che in qualche modo viene raccolta. C'è una frase di un fotografo e cineoperatore polacco di origini, ma che lavorava in Francia, del 1898, e il quale parla della necessità di creare un deposito di cinematografia storica, e siamo nel 1898. Poi le cineteche come le conosciamo ora nascono negli anni 30 del Novecento, però appunto dal 1898 la prima dichiarazione di intenti, poi ci sono esperimenti di raccolte di film negli anni 10-20, man mano si arriva alla realizzazione vera e propria. In Europa e negli Stati Uniti abbiamo appunto le prime raccolte, in Norvegia, poi in Belgio, Praga, Vienna, sostanzialmente sono dipartimenti di fotografia e cinema all'interno di strutture più già esistenti, più grosse, per esempio il Museo della Tecnologia di Praga. Poi abbiamo l'esperienza significativa di Londra, quando alla fine della Seconda Guerra Mondiale, all'interno dell'Imperial War Museum, viene raccolto il materiale, le pellicole a soggetto militare. Un'altra esperienza interessante negli stessi anni, siamo nel 1913, è quella di Copenaghen, in cui vengono raccolti documenti, filmati ovviamente, relativi a personaggi di rilievo della vita della città, oppure immagini della città vera e propria. Devo fare qui. Ok. A Roma si iniziano a raccogliere film a soggetto religioso. Quando? A Roma, sì, siamo negli anni
ci spostiamo a Parigi. Nel 1933 c'è cioè il primo esperimento di creazione della Cinemateca Nazionale pubblica, quindi è proprio lo Stato che in seguito all'appello lanciato da un giornale di cinema decide di realizzare una, di costituire una, qualcosa di strutturato per salvare i film di repertorio, chiamati così. Questa esperienza è fallimentare, si rivela non all'altezza dei presupposti, però ovviamente è significativo per quello che poi ci sarà dopo, soprattutto appunto a Parigi. La prima cineteca nel vero senso, della, nel senso moderno della parola, nasce a Stoccolma e siamo nel 1933. La differenza, diciamo, con gli esperimenti precedenti, le raccolte precedenti, è che qui si vuole raccogliere il film in quanto tale, indipendentemente dal soggetto, dall'argomento, dal fine utilitaristico che abbiamo visto, per esempio a Londra i film di guerra, a Roma i film a carattere religioso, a Copenaghen il materiale che in un certo senso si può chiamare documentario perché è quello relativo alla città o ai personaggi della città. E, significativa è anche l'esperienza di Berlino, siamo nel 1934, quando su impulso di Goebbels, ministro della propaganda, viene istituito il Reichsfilmarchiv e praticamente questo archivio fu creato dopo che venne emanato un decreto in cui si vietava l'esportazione o la distruzione dei negativi di film a soggetto culturale, didattico. Appunto, siamo di nuovo alla visione del film indipendentemente dai fini pseudo utilitaristici. Da Berlino passiamo a Mosca e non è un caso che questi due regimi sono così interessati al cinema, ovviamente in generale, ma anche alla conservazione. E a Mosca in particolar modo la Scuola Statale di Cinema, che esiste tuttora e che può essere considerata la più antica del mondo, perché fondata nel 1919, negli anni 30 decide di conservare i film per motivi didattici, un po' quello che farà, vedremo dopo, il Centro Sperimentale Cinematografia. Da questa raccolta sono esclusi però i film di carattere documentario, che verranno raccolti in un altro archivio statale, un altro archivio di un'altra città. Va bene, io continuo. Ok. Nel 1934 c'è anche l'esperienza di Londra e anche qui è la Camera dei Comuni, quindi un ente pubblico che decide di realizzare, di creare un film institute nazionale, a carattere nazionale. E dal 34, anno in cui questo istituto fu realizzato, fino al 1973 ne fu presidente responsabile Lindgren, che è uno dei padri fondatori del movimento cinetecario internazionale e diciamo è una voce importante in questo ambito, perché adotta un approccio selettivo, laddove invece vedremo in Francia Langlois, il direttore della Cinemateca, accumula ogni tipo di film possibile, cioè questa va bene. Sì. Siamo sempre negli anni 30 e andiamo a New York. Il MoMA, nato 6 anni prima, decide di istituire un dipartimento cinema, quindi accanto alle arti quali pittura, scultura, si decide che anche il cinema ha la sua importanza pari appunto a quello delle altre arti
e raccoglie materiali, e l'esperienza del MoMA in quegli anni è importante perché è la prima istituzione di tipo cinetecario in cui vengono organizzati anche dei cicli di proiezione, quindi non c'è solamente raccolta e conservazione, ma c'è anche, diciamo, l'attenzione al pubblico, alla diffusione dei materiali. Tuttora il MoMA, il Dipartimento Cinema del Museo di New York, comprende molti lungometraggi, quali appunto Quarto Potere, A Donna che visse due volte, ma anche esperienze un po' più particolari come le 8 ore del film Empire di Andy Warhol, oppure, per citare un italiano, il film Summer 70 di Paolo Isaia, documentarista romano. Torniamo in Europa, a Parigi. Torniamo in Europa, a Parigi, e un gruppo di amici appassionati di cinema costituisce un cineclub, quindi ecco come a New York, diciamo, c'è stato l'organizzazione di cicli di proiezione, altrettanto fanno questi giovani appassionati francesi, e dal cineclub nasce poi la cinemateca vera e propria come associazione privata. Tuttora è un'associazione privata, ovviamente, però finanziata dallo Stato. Il 1938 segna un momento importante, perché viene fondata la Federazione Internazionale degli Archivi di Film, la FIAF, che esiste tuttora, e il fatto che si senta l'esigenza di istituire questo organismo internazionale, sovranazionale, apolitico, che sostanzialmente deve vigilare sulle attività delle varie istituzioni e deve favorire lo scambio tra le associazioni che ne fanno parte, che sono circa 150 e rappresentano 77 paesi di tutto il mondo, significa che la questione della conservazione degli archivi di film ha preso assunto una certa consistenza. Ho delle informazioni sulla FIAF, ma le sorvolerei, magari ne parleremo, ne accenneremo quando ci dedichiamo alla catalogazione vera e propria. È stato un breve... sto scherzando. La catalogazione vera e propria, perché la FIAF è l'ente... La FIAF è l'ente che si è preoccupato di dare delle regole di catalogazione, le ha emanate nel 77, sono state tradotte in italiano nel 95, e dal 2004 è in piedi il gruppo di revisione di queste regole, perché ovviamente sono nate in un mondo che non era informatizzato, per cui ovviamente la catalogazione è cambiata tantissimo, e loro un po' sono indietro rispetto alle esigenze e agli strumenti che invece abbiamo a disposizione. Per quel che riguarda gli enti italiani, partiamo da Milano, quando nel 1935 regista Mario Ferrari, insieme ad alcuni amici, amici del calibro dei Comencini, Lattuada, iniziano a organizzare delle proiezioni domestiche, per poi appoggiarsi invece all'Opera Nazionale dopo lavoro, e da questa esperienza e da questo nucleo nasce poi nel 1947, quindi un po' dopo, la Cineteca di Milano.
ovviamente, così come appunto era successo a Mosca, dalla scuola di cinema poi arriva prima o poi l'esigenza di dare ordine al materiale che viene usato sia a scopi didattici ma anche prodotto dagli allievi. Allo stesso modo il Centro Sperimentale di Cinematografia, per iniziativa del governo fascista, organizza un archivio, comunque una raccolta ben strutturata a fini didattici. Un po' di cose. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale ovviamente c'è un arresto proprio dell'industria cinematografica. Ovviamente conoscerete Bertozzi, che ha fatto un documentario che si chiama Profughi a Cinecittà, perché Cinecittà durante gli anni della guerra divenne un campo profughi, e subito dopo invece nasce quella che insomma si può chiamare una diatriba tra Milano e Roma su dove far nascere la Cineteca Nazionale. Sappiamo ovviamente che vince Roma, e nel 1949 per legge, la legge quadro del cinema che porta il nome di Andreotti, che la firmò in quanto sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al cinema, istituisce per legge la Cineteca Nazionale, e all'interno di questa legge si parla del deposito legale, non obbligatorio adesso, dei film sia lungometraggi che cortometraggi prodotti in Italia o anche coprodotti in Italia. Come si fa? Questa. Ah, ok, grazie. Però io lo vedo strano adesso. Vabbè. Sì. Va bene, ho capito com'è. Allora, quindi nel 49 la legge Andreotti fa nascere la Cineteca Nazionale, e nel 1965 quello che era il deposito facoltativo diventa obbligatorio, e vengono meglio delineate le funzioni della Cineteca Nazionale, che sono sì quelle di conservare appunto tutte le opere che in qualche modo sono italiane, ma anche quella di poter utilizzare, innanzitutto di poter stampare copie delle pellicole, ma anche di poter cedere o comunque fare una specie di prestito delle copie in suo possesso, ovviamente solo a scopo culturale e didattico, non certo non certo a scopi commerciali. Io non mi soffermerei più di tanto sul ruolo della Cineteca Nazionale, se non, ecco, per dare l'idea un po' di numeri, circa 50.000 titoli. Questi non sono dati aggiornatissimi, però appunto, come abbiamo visto prima, è sempre un po' difficile sapere con esattezza quanto è consistente il patrimonio di una struttura, per vari motivi. Ovviamente la Cineteca Nazionale non ha solamente patrimonio in pellicola, ma anche fototeca, manifestoteca e videoteca. A un certo punto, quindi dal 1965, anche le sceneggiature per legge devono essere depositate alla Cineteca Nazionale, ma per quel che riguarda il cartaceo, il patrimonio della Cineteca è formato
dai press book, ma anche a, depositi di fondi privati. In particolar modo la Cineteca Nazionale ha fatto un lavoro interessante su il fondo Berselli, che era un compositore, autore di moltissime colonne. E, il database della Cineteca Nazionale è interrogabile online, ma si può fare solamente una ricerca per titolo, per autore, e quello che viene fuori non è una scheda piuttosto scarna, e poi c'è un catalogo in PDF che io personalmente non sono riuscita a scaricare, ma magari era un problema del mio PC. Un'altra delle attività importanti della Cineteca Nazionale per quel che riguarda la diffusione è la gestione della Sala Trevi a Roma. Ci spostiamo a Milano e appunto dall'esperienza, abbiamo detto prima, di Comencini e Ferrari, nasce poi nel 1947 ufficialmente la Cineteca di Milano, e che però diventa fondazione, quindi le viene riconosciuto il titolo di interesse pubblico solamente nel 1996. Il fondo della Cineteca di Milano è piuttosto consistente, parliamo di 15.000 titoli, e ovviamente le collezioni più importanti sono quelle di Lattuada e Comencini, che furono tra i fondatori, ma alcuni registi poi hanno depositato lì le loro collezioni private. Le attività della Cineteca di Milano prevedono sia l'archivio, quindi la catalogazione e la conservazione, ma anche la diffusione culturale. Anche la Cineteca di Milano ha un suo spazio, ha un suo cinema come la Sala Trevi, lo spazio Oberdan, e poi attualmente gestisce il MIC, Museo Interattivo del Cinema, dove pure vengono organizzate proiezioni, rassegne o quant'altro. Un dato che racconto, perché quando l'ho saputo mi ha abbastanza sconvolto, che la Sala Trevi l'accesso alla Sala Trevi è gratuito per gli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia, che però non lo frequentano, non ci vanno, non ci sono mai andati. Forse neanche lo sanno. Può darsi che non lo sappiano, però è abbastanza inquietante come dato. Un'altra struttura ovviamente portante per quel che riguarda la cinematografia in Italia è il Museo del Cinema di Torino, fondato nel 1941 sempre per iniziativa però sostanzialmente di un privato, la studiosa e collezionista Prolo, e diventa fondazione nel 1992. Anche in questo caso il patrimonio non è costituito solamente da pellicole, ma anche da fotografie, manifesti e apparecchiatura, quindi proiettori, cineprese, attrezzature varie. Poi per approfondimenti sul Museo del Cinema di Torino, forse vedremo, li faremo più in là. C'è Bologna, di cui mi sembra incontrerete, giusto? Ok, quindi non mi permetto di mettere bocca.
nonostante le attività della Cineteca di Bologna ovviamente sono importanti, degnissime di nota, ma lo farà qualcuno più titolato di me. Friuli. lo salto perché non voglio... Vabbè, no, sto scherzando. Anche in questo caso l'iniziativa è privata e dopo il terremoto da parte di cinefili diciamo c'è parte una specie di raccolta fondi per organizzare in quelle terre martoriate dal terremoto dei cineforum, un cinema itinerante, e quella raccolta fondi permise di acquistare un primo fondo di film che infatti furono poi oggetto di proiezioni nel 77-78. Il patrimonio, io qui ho dati del 2000, non so se vale la pena citarli, comunque 2600 titoli tra 16 e 35 mm e 3300 documentari e cinegiornali. Fotografie e DVD VHS ovviamente sono anche lì disponibili, e degne di nota e di essere citate sono anche alcune realtà cosiddette minori, da Genova a Venezia la Cineteca Lucana, dovrò aggiungere allora anche la Mediateca questa qui. Qui sono accenni, in realtà è un po' una provocazione, accenni a quali sono le competenze che un catalogatore, un documentalista audiovisivo dovrebbe avere, e quindi almeno un'infarinatura di storia del cinema, nozioni sul copyright, il copyleft, importante è la conoscenza del linguaggio cinematografico e delle tecniche cinematografiche, che poi forse vedremo, ma forse domani, è fondamentale per un archivista conoscere bene il patrimonio all'interno del quale si muove, quindi l'archivio in cui lavora e come è nato, perché poi da questo deriva, e lo dico per esperienza personale, tutta la politica anche di conservazione ovviamente, ma anche la politica di acquisizione di nuovo materiale. L'aspetto più interessante delle cineteche è che non sono musei nel senso tradizionale della parola, sono la raccolta è progressiva e tendenzialmente infinita, anche la catalogazione, lo vedremo domani nell'esercitazione, anche la catalogazione di un documento audiovisivo teoricamente non ha mai fine, perché ci sono sempre nuovi particolari, nuovi aspetti, nuove caratteristiche che anche a seconda di chi la cataloga, di chi la guarda, possono essere aggiunte in archivio. Per esempio all'AMOD periodicamente, almeno come ideale, c'era la revisione dei materiali e delle rispettive schede per approfondire, cambiare e notare. Io faccio un esempio abbastanza chiarificatore. Avevamo
una manifestazione a Roma degli anni, di fine anni 70, catalogata, descritta sequenza per sequenza negli anni immediatamente successivi alla ripresa, quindi a metà anni 80, e quando l'abbiamo rivisto, quindi non so, 2-3 anni fa, abbiamo riconosciuto un Rutelli giovane che ovviamente nel 1985 non poteva essere notato perché era pressoché sconosciuto. Ovviamente poi negli anni queste informazioni a un occhio attento e a un occhio diciamo che riesce a notare delle differenze vengono fuori. Ho volutamente tralasciato l'archivio dell'Istituto Luce perché, come nel caso della Cineteca di Bologna, mi rimetto a un esperto. Vieni. Non so se qui copro. Ah, ma forse devo cederti. Ok, io sono Massimo Canario, lavoro per una società che si chiama Regesta, che sostanzialmente dal 96 si occupa, tra le altre varie cose, di catalogazione, di informatizzazione di vari archivi di natura culturale. I nostri primi lavori sono stati proprio quelli con l'Istituto Luce, con cui abbiamo iniziato a collaborare nel 1995, all'epoca solo come consulenti in qualche modo, nel senso che avevamo fornito un software e poi l'Istituto aveva deciso di fare una catalogazione interna. Dopodiché, nell'arco di 6 mesi si sono accorti che una cosa di questo genere non avrebbe portato da nessuna parte per la mole di materiale che avevano e quindi hanno deciso di esternalizzare il lavoro di catalogazione e noi abbiamo iniziato a lavorare nel 96 con sostanzialmente 9 persone esterne più altre 6 interne nel lavoro di catalogazione. Di questo però poi parliamo domani. Adesso invece quello che volevo fare era più che altro una panoramica su cosa ha l'Istituto Luce, su cosa contiene. Adesso ritrovo anche il mio di ok, benissimo. Sono più che altro appunti che mi sono preso io per non dimenticarmi sostanzialmente niente. Comunque, diciamo che alle origini del Luce ci stanno 2 figure, 2 persone sostanzialmente. Una è Luciano De Feo e l'altra è Paolucci De Calboli. Paolucci De Calboli, che nel 1933 poi diventerà presidente del Luce, è un diplomatico, è molto, molto integrato all'interno del regime. E questo ovviamente non guasta, anche perché ha ottimi rapporti con Mussolini, quindi ne conosce bene le aspettative, sa cosa Mussolini vuole sostanzialmente, mentre Luciano De Feo era più che altro un appassionato di cinema, tant'è che la leggenda, ma che non è leggenda, poi in realtà è realtà, si racconta che nel 1924 De Feo va con un operatore a Palazzo Venezia dove c'è Mussolini e sostanzialmente riprende la giornata di Mussolini, cioè attraverso l'operatore riprende alcune fasi della giornata del Duce e che appunto fa questa cosa dove si lavora per la grandezza d'Italia. Dopodiché la sera Mussolini si sposta a Napoli, lui gli porta il filmato e glielo fa vedere e Mussolini capisce immediatamente quale enorme arma possa essere la cinematografia, sia da un punto di vista educativo, sia da un punto di vista propagandistico. Queste cose, soprattutto nei primi anni di attività dell'Istituto Luce, hanno un confine molto molto sottile, veramente molto difficile capire dove finisce la propaganda e dove inizia invece proprio il tentativo di acculturamento, perché non dimentichiamo che nel 24 l'Italia è un paese sostanzialmente analfabeta e soprattutto molto molto diviso al suo interno. Realtà come quelle del nord non erano conosciute al sud, realtà come quelle del sud non erano conosciute al nord.
la possibilità di poter far vedere attraverso il cinema come erano parti d'Italia che per la maggior parte degli italiani sarebbero rimaste altrimenti sconosciute è molto molto importante, ed è molto molto importante anche l'aspetto educativo. Il Luce produrrà nel corso degli anni del ventennio tantissimi documentari di natura scientifica che sono, anche adesso a vederli, sono molto molto interessanti. Ovviamente più si va avanti con gli anni, più l'aspetto propagandistico prende il sopravvento. Luce, tra l'altro, questo lo dico per inciso, è un acronimo che sta per l'Unione Cinematografica Educativa, appunto. Poi diventa Luce Tout Court, senza, cioè, adesso praticamente, se chiedete in giro, probabilmente non lo sa nessuno che significa l'Unione Cinematografica Educativa, perché Luce comunque è una parola di senso compiuto, quindi molti penseranno che andava bene così. Tra l'altro c'è Rima Conduce, che non guastava nel 24, non guastava assolutamente, ed era praticamente sicuramente tra l'altro il nome Luce viene proprio da Mussolini, perché in realtà poi all'inizio, come vedete, era nata come sindacato di istruzione cinematografica. Mussolini, quando legge questa cosa, si rende subito conto che sì, che tra l'altro non va da nessuna parte. Lui era un giornalista, era uno che comunque ci sapeva queste cose, le arguiva velocemente, e quindi gli cambia subito il nome. Altre due o tre tappe fondamentali che sono sempre là: nel 27 viene prodotto il primo cinegiornale Luce, nel 27 vengono prodotti 50 numeri di cinegiornali, e sono gli unici numeri di cinegiornale che sono andati completamente persi. Noi abbiamo le schede catalografiche, poi lo vediamo domani quando vi farò vedere proprio il programma di catalogazione, però le schede catalografiche sostanzialmente sono prese da un libro proprio in cui c'erano tutti i titoli dei cinegiornali e cosa contenevano. E l'altra data importante è il 98, sì, buonanotte, il 28, scusa, ho fatto un leggerissimo salto in avanti, il 28, in cui nascono i cineambulanti. Sostanzialmente sono questi camioncini, magari qualcuno l'aveva pure visto in qualche foto, in qualche film, che vanno in giro per le piazze dei paesi a trasmettere i cinegiornali, perché i cinegiornali non vengono trasmessi solamente al cinema prima dello spettacolo, ma proprio per lo scopo che hanno, che è quello appunto propagandistico educativo, anche nelle piazze dei paesi arrivavano con questi camioncini, montavano una sorta di schermo e la gente veniva e vedeva di cosa si trattava. Altra tappa è il 1933, quando Paolucci De Calboli diventa presidente del Luce. Questa è importante più che altro perché con Paolucci De Calboli aumenta proprio in maniera evidente. Poi io ormai appunto sono 17 anni che ho a che fare con i giornali, quindi un po' ci ho presente, ma l'aspetto propagandistico negli anni 30, soprattutto dalla seconda metà degli anni 30, quindi diventa via via sempre più evidente, perché tra l'altro ci sta la conquista dell'Africa, insomma il regime sente più il bisogno di accentuare questo aspetto. 45, finisce la guerra, crolla il regime, e il Luce vorrebbe continuare comunque la produzione dei cinegiornali, e ci prova, nel senso che nasce una testata che si chiama Notiziario Nuova Luce, ma fanno pochissimi numeri, dopodiché viene subito chiusa, perché in qualche modo il Luce è troppo troppo compromesso con il regime, non fosse altro che a livello di immagine. E dico questo più che altro perché, per esempio, la testata che poi diventerà invece portante e fondamentale nei primi 20 anni del dopoguerra, cioè la settimana Incom, nasce da una società, la Incom, che nasce sempre durante il regime, e paradossalmente nasce perché contestava a Luce di essere poco propagandistica. Però a livello di immaginario collettivo la Incom sostanzialmente non esiste fino al 45, produce dei documentari che però non sono così eclatanti come cinegiornali, sostanzialmente, quindi si ricicla, diventa una società privata
scusate, e sostanzialmente produrrà dei cinegiornali dal 46 al 1965. E questa è una delle testate che il Luce acquisterà nel corso degli anni. Il Luce nel 47 rischia la chiusura. A un certo punto decidono di chiuderlo proprio per questo motivo, perché per l'eccessiva compromissione con il regime fascista. La salva Andreotti, sempre in veste di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e da allora il Luce praticamente avrà questo compito, si assegnerà questo compito di conservazione del materiale prodotto durante gli anni del regime e poi di acquisizione, questo soprattutto a partire degli anni Ottanta, di tutte le testate di cinegiornali che sono uscite in Italia, e sono tantissime, no? vi farò. Non lo conosco. Era quello che non lo conosco. Sì, sì, no, perché nel senso è strano, cioè nel senso perché loro veramente hanno battuto un po' a tappeto tutto quanto. Io speravo che fossero lì. E no, invece no, non ci so. Cioè quello che non c'è, a contrario per esempio di quello che può valere per discorsi su il repertorio o anche sull'archivio fotografico, quello che c'è di audiovisivo, di cinegiornale a Luce adesso è tutto fruibile online. Quindi se non c'è... Non. L'anno scorso più pesante è stato acquistato qualche altro materiale che non era ancora stato digitalizzato. Sì, però sono cose di privati, sono più che altro archivi di privati, sì. Anche, è disponibile anche tutto il materiale girato ma non montato. Allora, per quanto riguarda il repertorio, no, non è disponibile, nel senso che noi abbiamo iniziato anche la catalogazione di questo materiale ed è sostanzialmente nell'80% il repertorio che abbiamo a Luce è il repertorio della settimana Incom. Ci stanno varie altre testate, ma veramente c'è pochissima roba. Poi c'è il repertorio Luce, cioè il repertorio degli anni di guerra, che quello invece è tutto digitalizzato e fruibile online. Il repertorio della Incom è stata fatta una scelta. Noi abbiamo a tappeto visionato e catalogato 4.000 spezzoni su 12.000 presenti. Ci siamo resi conto dopo questo lavoro che, no, detta così sembra anche presuntuoso, però diciamo che sostanzialmente non valeva la pena, nel senso che è un materiale difficilissimo da catalogare, perché sono anche spezzoni, dovete tenere conto di 30 secondi, 15 secondi, e soprattutto abbiamo visto che non aggiungono molto al montato. Cioè i casi eclatanti che possono essere veramente interessanti sono pochi. In realtà i tagli sono, soprattutto questi della Incom, perché di questo sto parlando, sono tagli di natura stilistica, quindi se un'inquadratura è venuta bene, se un'inquadratura è venuta meno bene. Ci sta qualche taglio politico, ce ne sono due che citiamo sempre in questi casi perché sono abbastanza importanti. Sul fine degli anni 40, 48-49, non mi ricordo esattamente la data, si svolge a Roma una manifestazione in difesa del cinema italiano. Dalla concorrenza del cinema hollywoodiano. È una manifestazione a cui partecipano tutti i più grossi registi e attori, ci sta da De Sica, Rossellini, dalla Magnani. Nel montato della Incom, che è un servizio di un paio di minuti, sembra sostanzialmente poco più che una scampagnata in cui questi attori parlano e dicono: ah vabbè, però dobbiamo. Nel girato, che sono invece 10-15 minuti, ci stanno tutta la parte finale in cui c'è la polizia che carica i manifestanti, carica anche e li insegue, si vedono questi registi che scappano. Questa parte è completamente saltata. L'altro esempio abbastanza eclatante, più del clima politico diciamo, è che c'è un altro servizio sempre della Incom montato in cui i leader dei vari partiti politici all'inizio dell'anno scolastico accompagnano i bambini a scuola. Sono montati tutti i vari leader, da De Gasperi, no, De Gasperi no, perché non era figlio in età scolastica all'epoca, insomma, diciamo, vari leader di vari partiti, e non c'è Togliatti. Togliatti invece c'è nel girato, ma Togliatti non c'è non tanto perché era il segretario del PC, perché comunque non era così scoperta. Togliatti non c'è perché Togliatti accompagnava una figlia adottiva, tra l'altro adottata con una donna che non era sua moglie.
con il Deiotti, esattamente. Quindi, diciamo, questa parte gli era sembrata eccessiva nel montaggio ed era stata... Sì, adesso sono cose che ci fanno sorridere, però all'epoca era un po' diverso. Anche la RAI, assolutamente. Ma insomma, il cinegiornale è il nonno del papà, del telegiornale, poi... No, perché non mi mancava una parentela e mezzo, quindi... Ora vi do un po' appunto di numeri di quello che è il materiale del Luce. Il Luce possiede 21 testate. Queste 21 testate sono tutte catalogate, sono tutte digitalizzate, sono tutte fruibili online al sito www.archivioluce.com. Ci sono 4 testate che invece sono solo catalogate, non è possibile vederle online perché non sono i diritti di proprietà del Luce. 2 sono della Cineteca di Bologna e 2 sono del Centro Sperimentale di Cinematografia. Le testate sono Tempi Nostri, Ieri, Oggi e Domani, Cinemondo, una quarta che mo mi sfugge, però insomma, comunque, però la catalogazione c'è, quindi poi in realtà se uno vuole fare una ricerca e trova qualcosa che gli può interessare, può sempre poi rivolgersi all'ente di appartenenza. Abbiamo quindi 62.668 servizi di cinegiornale, 1.000 ore di filmati e gli estremi cronologici appunto vanno dal 28 al 92. Allora voi tenete conto che un cinegiornale si compone generalmente di 5-6 servizi sostanzialmente e la scaletta... veramente non è molto diversa da quello che è un telegiornale di adesso, cioè quindi sostanzialmente si iniziava con le notizie di politica, che erano quelle soprattutto negli anni del regime in cui era data maggiore enfasi e importanza, e poi c'erano notizie del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport, c'era tantissimo sport, e notizie che venivano dall'estero. I cinegiornali del Luce sono stati suddivisi in 3 grosse categorie, sono i giornali Luce A, Luce B e Luce C. La divisione è di natura esclusivamente cronologica, quindi gli A vanno dal 27 al 32, non vi leggo le cifre, tanto le vedete, insomma, vanno dal 27 al 32 ed è il periodo in cui i cinegiornali sono ancora muti. Nel 31 cominciano i primi sonori, quindi come si accavallano un attimo i B con gli A. Cominciano i primi sonori, però sono, soprattutto fino al 33, sono essenzialmente in presa diretta. Non c'è uno speaker montato sopra. Dal 33 invece poi ci sarà anche lo speaker montato sopra. Invece tra il 40 e il 45 sono i giornali di guerra. Questa è una parte particolarmente martoriata, perché poi Luce ha una storia... sostanzialmente segue il regime in tutti i suoi aspetti, quindi nel 43, quando Mussolini viene deposto e nasce la Repubblica Sociale, il Luce si sposta a Venezia, parte rimane a Roma di materiale, ma Cinecittà, dove era conservato, viene bombardata, quindi alcune cose vanno perse nei bombardamenti, altre cose vanno perse negli spostamenti, prima da Roma a Venezia e poi di ritorno. Molte cose sono state ritrovate nel National Archive negli Stati Uniti, tant'è che Luce alla fine degli anni 90, scusate, fece un accordo per cui gli vennero restituiti, però solo su VHS, non le pellicole, dagli Stati Uniti questi cinegiornali, e però insieme a questi vennero forniti i combat film, che erano i cinegiornali fatti da fior di registi americani al seguito delle truppe, che pure questi sono catalogati e pure questi sono fruibili online. Luce arriva a produrre nell'arco degli anni, soprattutto appunto dalla metà degli anni 30, anche 4-5 cinegiornali a settimana, quindi significa sostanzialmente con una cadenza quasi quotidiana. I cinegiornali si compongono, lo dicevo prima, di 5-6 servizi e generalmente non superano mai la durata complessiva di 8-10 minuti, quindi considerate che un servizio generalmente durava un minuto e mezzo sostanzialmente. E, come dicevo prima, subito dopo appunto la guerra nascono varie testate, tra cui appunto la più importante, anche e soprattutto per motivi di numeri, è la Settimana Incom. La Settimana Incom esce tra il 46 e il 65, vedete sono 2555 numeri, sono tantissimi,
per un totale di 13.840 servizi. La Incom, per chi volesse poi studiarla, è veramente importante per capire come evolve e cambia il costume in Italia. Subito dopo la guerra, tra il 46 e il 47, c'è sostanzialmente una sorta di euforia che si vede anche nei cinegiornali. Sostanzialmente in questi primi numeri non c'è censura, passa qualsiasi cosa, ed è molto interessante. È molto interessante notare come dal 48 invece non è che siano censurati, però è proprio un'autocensura che in qualche modo si comincia a imporre, e soprattutto ci sono dei servizi che sono proprio lo specchio dei tempi. Ci sta un cinegiornale curiosissimo che si chiama La scuola delle mogli, in cui veramente si può vedere come la donna veniva vista e come la donna, quello che la donna, secondo la vulgata corrente, avrebbe dovuto fare in quanto ottima donna. Questo magari domani, se è possibile, domani si può vedere qualcosa online, poi, vero? Si può, sì, sì. Domani poi qualcosa di questo ve la faccio vedere, perché poi ovviamente vederla è sempre meglio che parlarne. E passiamo ai documentari. I documentari sono più o meno 4.800 titoli, di questi 867 sono muti, 1.400 non sono stati catalogati, scusate, sono stati inseriti solamente come titoli perché non ci sono, non sono reperibili. Sappiamo che esistevano dal catalogo storico, il catalogo uno dei primi cataloghi storici viene fatto nel 1927, e poi viene in qualche modo rifatto da Ernesto Gillaura quando scrive sul finire degli anni Ottanta Le stagioni dell'Aquila, che è proprio la storia dell'Istituto Luce. Lui alla fine mette come appendice questo catalogo storico dal 24 fino a tutti gli anni Ottanta sostanzialmente. Quindi molti titoli sono stati presi da lì, però non sono stati ritrovati su pellicola. Parliamo di circa 3.000 ore di documentari, di 3.000 ore, sì, di filmati, questi pure svariano su tutti i campi possibili. Soprattutto appunto si sta negli anni del regime, è molto forte, molto prevalente lo scopo educativo, molto più che nei cinegiornali. Sono prevalentemente documentari scientifici, e tra l'altro alcuni sono fatti molto molto bene, perché c'era Roberto Megna, che era uno dei registi più impegnati su questo, era proprio uno dei padri fondatori di questo tipo di cinematografia. I documentari Luce, appunto, come vedete, rappresentano la maggior parte di quelli presenti, sono quasi 3.000 titoli su 4.000 rotti, e si dividono, li abbiamo divisi anche poi in banca dati, tra quando è Luce e Istituto Nazionale Luce, e poi quando dal 62 diventa un SPA. Adesso è Luce e adesso è cambiato di nuovo ragione sociale, non vi starò a dire i cambiamenti che sono intervenuti negli ultimi 3 anni, perché sarebbe veramente complicato, e tra l'altro anche abbastanza senza senso. Diciamo sostanzialmente che il Luce in questo momento è finanziato al 100% dal Tesoro, e la differenza tra tutte le altre mediateche è che il Luce è possessore dei diritti dei suoi filmati, e questo gli consente di trarne profitto. Sostanzialmente Luce ha fatto un'opera, secondo me, assolutamente meritoria, perché in Italia e in parte anche in Europa comunque è stata la prima mediateca che ha messo a disposizione di chiunque i loro filmati. Cioè praticamente i filmati del Luce sono online dalla fine degli anni 90, insomma non è una cosa banale, però quindi tutti li possono vedere ovunque si trovano. Però se poi qualcuno vuole riutilizzarli, soprattutto per motivi non di studio, perché invece per motivi di studio il materiale si paga sostanzialmente solo la lavorazione, insomma, la pellicola in quel caso costa moltissimo, cioè siamo a livelli di 1.500-1.600 euro al minuto, insomma, sostanzialmente, che poi cambiano a secondo di... No, non sono scusi i diritti, perché poi lui, allora, no, scusi, la domanda. No, per carità, la domanda è più che corretta. In realtà
il Luce ha sostanzialmente rieditato questi film. Dopodiché, se uno vuole, probabilmente può anche chiedere, però, detta così sembra quasi un ricatto, in realtà non è così, aumentano di tantissimo i costi di lavorazione, perché in realtà bisognerebbe riandare a prendere la pellicola, rimontare, cioè, è più complicato. Ovviamente si può fare, però veramente il gioco non vale la candela. E dunque, questi invece sono i repertori. Sui repertori non vi aggiungo altro rispetto a quello che ho detto prima, perché sostanzialmente non c'è molt'altro. Oh, accanto al materiale cinematografico, il Luce ha anche il materiale fotografico, che sono all'incirca 3 milioni di fotografie. 3 milioni di fotografie, di cui 2 milioni sono state acquisite nel 2000, ed era un fondo che si chiama Master Photo, che era un fondo di attualità, insomma, e copre gli anni che vanno dalla metà degli anni 70 fino al 2005-2006. Questo fondo è l'unico che non è ancora catalogato. Noi abbiamo inserito dentro di questo fondo solo 52.000 foto. Sono delle diapositive, sono prevalentemente foto di spettacolo, ma non solo, poi ci stanno anche politica. L'abbiamo inserite queste 54.000 foto, tra l'altro ancora non catalogate, nel senso è veramente un work in progress. Abbiamo preso sostanzialmente il nome dalla diapositiva e l'abbiamo inserito così. Le stiamo via via catalogando. Sì, sì, lo store è un'altra cosa ancora. Sì, sì, però è partito adesso, è partito due settimane fa, sì. Lo store però prende tutto, cioè lo store praticamente in sostanza prende tutto, prende tutti i fondi, però con una selezione di 12.000 foto. È stata fatta una selezione di 12.000 foto sulla base di criteri, questi veramente solamente stilistici sostanzialmente, ed è stata costruita questa banca dati apposta proprio dedicata a questo. Non l'ho accennato perché lo store è veramente in fase di lancio, cioè nel senso ancora non è stata fatta neanche una presentazione, infatti non lo sa quasi nessuno, anzi sono sorpresissimo. No, no. Dunque i fondi del Luce, quelli che nascono proprio come fondo Luce, sono questi che vedete qui, che sono il reparto di foto attualità che va dal 27 al 56. Come si faceva? Questo. Ok? Dunque, sono reparto di foto attualità. Questa è una scansione, pure questa, esclusivamente cronologica, quindi va dal 27 al 56. In realtà si ferma con le Olimpiadi di Cortina del 56. È l'ultimo grande evento che segue proprio il Luce come evento fotografico. Ci sono poi tutti i reparti, reparto Africa orientale, reparto guerra di Spagna, reparto Albania. Praticamente Luce mandava a seguito delle truppe sia operatori che fotografi, e quindi poi venivano fuori questi fondi. Per esempio c'è quello Africa orientale, che è un fondo interessantissimo, perché per esempio è l'unico fondo in cui in tutti gli anni del regime si vedono dei morti. Cioè Luce è riuscito a raccontarci la guerra sia fotograficamente sia audiovisivamente senza mai far vedere sostanzialmente un morto. In Africa invece i morti si vedono. Esatto, no, ma è esattamente così. Ed è curioso per esempio la differenza con invece i cinegiornali tedeschi, perché i cinegiornali tedeschi invece di contro non nascondono nulla. Luce anche in piena guerra sembra che, insomma, sì, forse c'è la guerra, ma insomma, boh. Mentre per esempio diventa interessantissimo quando nel 45 siamo a Venezia, ormai il regime è crollato, gli operatori ritrovano improvvisamente una loro serietà professionale e riprendono tutto. Ci sono delle scene bellissime riprese di resistenza a Venezia, sia cinematografica
che audio che fotografica. E la serie L è un'altra serie molto molto interessante, sostanzialmente viene dato dal Ministero della Propaganda, viene dato a Luce il compito di andare in giro per il paese a riprendere città, monumenti, piazze, paesaggi, e questo è interessantissimo. Gli anni sono... Che è successo? Gli anni sono quelli che vanno dal 27 al 37, ed è molto interessante perché, per esempio, siamo prima della guerra, alcune cose poi con la guerra spariscono proprio. Per esempio, tutta Roma, per esempio, ci sta tutta la parte che poi quella di Borgo che viene poi spianata dopo. Ci sono delle foto molto molto belle. Fondo teatro pure, un altro fondo che lui, sempre che Luce fa su commissione, viene mandato in giro a seguire l'opera di vari teatri, ci sono pure qui delle foto molto belle. L'ultimo fondo, sempre su commissione, questa però siamo dopo la guerra, e viene commissionato dal Ministero di Grazia e Giustizia, è un fondo sulle carceri minorili. Quindi sostanzialmente ci sono questi fotografi che vanno in giro per tutta Italia a riprendere questa situazione, pure questo è molto molto interessante. Come faccio a cambiare pagina? Ops. No, forse, ok, fondi acquisiti. Dunque, vabbè, fondo cinema muto, diciamo, non è esattamente un fondo fotografico, sono più che altro dei fotogrammi che sono stati presi da film, però è interessante a suo modo perché comunque si ritrovano tutta una serie di attori e di attrici del cinema muto, molti, alcuni molto famosi, a partire da Paola Borboni degli inizi, altri però assolutamente sconosciuti ovviamente. E poi c'è il fondo Pastore. Il Pastore era uno dei più famosi fotografi del tempo. Il Luce risulta dagli atti che Luce aveva acquistato 25.000 negativi di questo fondo. Purtroppo al momento ne sono stati recuperati solo 1.735. E il problema è che degli altri non abbiamo veramente la più pallida idea di dove possano essere. E sono anche qui, sono foto importantissime, ci stanno foto di Giolitti, però appunto è veramente un fondo mutilo, diciamo, da questo punto di vista. Poi Pastorel, le foto di Pastorel si trovano da altre parti, lui ce ne sono parecchie, però di queste, Amoroso uguale, è un altro fotografo napoletano, quindi tenete conto che la Banca Dati del Luce è essenzialmente romanocentrica. Questo vale soprattutto per la parte fotografica e soprattutto per i tre fondi a seguire di questo qui. Perché queste Dial e Vedo e poi Masterfoto erano agenzie di stampa romane. E quindi qualsiasi cosa succedeva a Roma, ma quando dico qualsiasi cosa, che al momento è bloccato. Comunque diciamo che la Cineteca del Friuli ha dato a Luce 95 titoli che vanno dal 1893. C'è il filmato di Leone XIII che esce da San Pietro, è un filmato rarissimo, ha filmati altrettanto rari dei fratelli Lumière, molto molto bellini. Con questi 95 filmati il Luce ha costruito un portale dedicato appunto a questi, però il materiale della Cineteca del Friuli, come diceva lei prima, è molto molto più ampio, però l'accordo al momento è fermo così, poi dipende da tutta, ogni tanto ci sta sempre dei contatti per provare a riprenderlo, poi problemi burocratici, problemi diciamo di diversa natura insomma, impediscono di andare oltre. Con l'AMOD pure è stato fatto un accordo, quando abbiamo iniziato? Era stato nel 2005, in cui sostanzialmente l'AMOD ha adottato la stessa piattaforma di catalogazione dell'Istituto Luce, che è XDAMS, di cui parlerò domani, ed è in sostanza gestito, ci sono degli authority file che gestiscono le due cineteche insieme, sia quella dell'AMOD che del Luce, che della Cineteca dei Fiori, di chiunque altre. Poi ci sta l'archivio Quilici. L'archivio Quilici è l'archivio di Folco Quilici, che è un regista, sì, ancora vivo,
È un regista molto molto famoso che negli anni 50-60 ha girato praticamente tutto il mondo facendo delle riprese e ha dato a luce il materiale girato, non montato. E ci sono alcune cose molto molto interessanti. L'archivio di Albania invece domani, no, dopodomani ci sarà qui Roland Seiko, che è quello che praticamente, grazie al quale abbiamo anche l'archivio di Albania, e l'archivio della Cineteca di Stato di Albania negli anni del regime comunista, ed è sostanzialmente una cosa straordinaria perché ci porta in un mondo che, a parte che è completamente sconosciuto a noi, perché era sconosciuto ai più, diciamo, fino a pochi anni fa, e poi con tutta una serie di liturgie che a noi ci possono sembrare assurde, fino al crollo del regime, ci stanno anche alcuni documenti di dopo il crollo, che ne so, c'è la visita, mi viene in mente adesso così, la visita che Madre Teresa di Calcutta fa in Albania, che era la sua terra natale, materiale che poi Roland appunto ha usato nel suo primo documentario che fece qualche anno fa, che era l'Albania, il paese di fronte, che era una cosa molto molto bella. Per concludere, devo assolutamente parlarvi un attimo degli autori di file, perché gli autori di file, come vedete, sono delle cifre importanti sostanzialmente, e ve ne devo parlare perché è il lavoro che ho seguito io e che seguo di persona da ormai 15 anni. Come vedete, parliamo di 39.627 schede di antroponimi e più o meno 17.500 di toponimi e tematici. Quando abbiamo iniziato a lavorare nel 95, noi abbiamo costruito un'ossatura di authority tematico sostanzialmente, che era molto scarna ed era basata banalmente su dei manuali di testo, insomma, quindi ci stava ci stava sostanzialmente un tematico che comprendeva un dizionario storico, un dizionario della cultura dello spettacolo, un dizionario sportivo. Nel corso degli anni sono aumentati moltissimo i documenti all'interno dell'Istituto Luce. Noi pensiamo di dover lavorare su un arco di tempo che andava sostanzialmente dal 28 al 64. Ci siamo trovati a lavorare su un arco di tempo che andava da fine 800 al 2000. E soprattutto per quanto riguarda la parte storica, ci sono state delle trasformazioni. Pensate solo alla storia della Germania. Noi abbiamo iniziato a lavorarci che la Germania era la Germania del Reich sostanzialmente, poi è diventato un paese diviso in due e adesso è nuovamente un paese solo. Quindi insomma abbiamo dovuto in qualche modo seguire queste cose. E per quanto riguarda gli antroponimi, il problema fondamentale è che il Luce è un archivio onnisciente, cioè a Luce, appunto, come dicevo prima, nei cinegiornali c'è di tutto, quindi ci sta chiaramente da Mussolini, che insieme ad Andreotti sono i due personaggi che troviamo di più. E addirittura Andreotti, se consideriamo per esempio anche le fotografie, Andreotti surclassa persino Mussolini, perché sì, sì, no, però anche perché poi è il maggior lavoro fatto, e poi comunque Mussolini riguarda un ventennio, Andreotti almeno un quarantennio, insomma, perché poi mi fermo nel 90, perché poi ci fermiamo anche noi. E però accanto a questi personaggi ci stava anche il signore che nel 1950 vince per la prima volta al Totocalcio, lo vanno a seguire, o se no il medico che sul fine degli anni 50 ha trovato sicuramente, perché lui poi era sicuro, il sistema per curare il tumore. Ovviamente di questa gente nessuno sa nulla, e anche ricercarne, rintracciarne notizie. Vi racconto solo un aneddoto, poi vado a chiudere. A me una volta mi capitava di dover fare una scheda biografica, perché poi per tutti gli antroponimi sono corredati da breve note biografiche, laddove ovviamente è stato possibile trovarle, poi non è che cioè alcune cose purtroppo sono dovute, che ne so, alcune cose sono rimaste, lo troviamo in un servizio del Luce del 1974. Ci stanno per esempio tutta una serie di attrici o attori o sedicenti tali che danno i loro book, si fanno fare dei book fotografici. Poi
il vedo, che era sostanzialmente questo, li tiene, noi li abbiamo catalogati tutti, a me mi ritrovo un'attrice che compariva in diversi film di questi, tipo Maciste e Sansone, insomma questi titoli che sono andati parecchio. Allora stavo facendo una piccola ricerca su internet per vedere se riuscivo a trovare qualcosa di questa persona, e ho visto che c'era una pittrice che lavorava, che era, cioè, si chiamava allo stesso modo. Allora mi è venuto il dubbio, ho fatto qualche ricerca sulla pittrice e in effetti era lei. Allora ho mandato una mail, perché c'era un indirizzo mail, per chiedere se effettivamente era lei, per avere poi conferma sicura e poi di avere qualche notizia biografica su cosa ha fatto. E mi ha risposto a giro posta sostanzialmente il marito, dicendomi che sì, che loro era studente lei, che loro si erano trasferiti negli Stati Uniti, o negli Stati Uniti, e che gli avrebbe fatto tantissimo piacere se potevamo dargli tutti i film della moglie. E gli ho detto no, io purtroppo su questo posso fare poco. Magari gli ho detto, provare a scrivere al Centro Sperimentale di Cinematografia, magari qualcosa, se ce l'hanno, non gliela danno sicuro, però magari ci si può provare, ecco. E vabbè, insomma, e questo è quanto. Domani però invece più approfonditamente parleremo proprio della catalogazione, di come nasce nel 95, dei problemi che ha comportato. Noi nel 95, vi dico solo questa cosa, siamo nel 2013, quindi sono passati 18 anni, è sostanzialmente un'era per quanto riguarda l'informatica. Quello che possiamo fare adesso, nel 95 probabilmente non era neanche, forse neanche ipotizzabile. Noi abbiamo presentato un primo step di lavoro di catalogazione a Venezia nel 1997. Sostanzialmente funzionava così, funzionava su un information retriever che si chiama Highway, su cui noi avevamo catalogato, da cui era possibile vedere il filmato premendo un bottone, ma era possibile perché premendo quel filmato arrivava un input a un signore che stava in un magazzino a Roma, che ci rimandava il segnale a Venezia. Voi capite che, a parte che, cioè, io mi ricordo, c'avevamo degli storage per mantenere dischi che erano praticamente grassi quanto questa parete sostanzialmente. Adesso io i filmati del Luce ce l'ho tutti in una chiavetta, insomma, quindi capite che è cambiato parecchio, diciamo, nell'arco degli ultimi 15 anni. Bene. Su? Molti attori, per esempio, hanno il loro nome, poi hanno il nome d'arte. Certo. Molti toponimi, noi li conosciamo in italiano, le prime diceva la bandiera, ma si chiama Luce. Sì. Ci siamo regolati in questo modo, ci stanno praticamente le forme varianti del nome. Noi abbiamo deciso che qual era la forma prevalente, per esempio nel caso degli attori ovviamente era il nome d'arte, cioè Little Tony, lo trovo che Cozzarone, sì, no, ma Little Tony che mi viene in mente, non lo troveremo mai come Sciacci, però come forma variante del nome, e questo significa che quando io poi faccio una ricerca sull'authority, se io cerco Littoria, per dire, che invece è il caso di un toponimo che ha cambiato denominazione, a me l'authority mi riporta direttamente a Latina, e poi io su Latina lancio la ricerca sulla banca dati. Poi posso fare due scelte differenti, cioè io posso decidere che nelle schede, come è stato fatto a Luce, come Luce ha deciso di fare, perché poi ovviamente poi sono gli enti che commissionano il lavoro che prendono le decisioni più importanti, e in tutte le schede c'è Latina, anche quelle degli anni 30 e 40. Possiamo anche decidere invece di dividere, tanto la cosa importante è che comunque il toponimo sia uno, che ci abbia una forma accettata e una forma variante, che però comunque da quel toponimo io possa fare le ricerche su tutte le banche date, qualsiasi cosa abbia scritto. Non fa, diciamo, per fare la ricerca non fa testo il nome del lemma, ma il codice, quindi è attraverso il codice che io poi faccio le ricerche. Non mi ricordo più.
più come si fa. Vabbè. Vado avanti io con la presentazione dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico. Ce l'ho qui. Non mi ricordo più come si fa. Allora, nasce nel 1979 come associazione. Che ho fatto? No. Vabbè. Nasce nel 1979 come associazione e con il nome Archivio Storico Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico. No. Allora. Ok. Nasce sostanzialmente per raccogliere il patrimonio filmico del PC, del Partito Comunista, e dell'Ufficio Stampa e Propaganda del Partito Comunista e della Unitelefilm, che era una società di produzione che attualmente è ancora esistente, ma si occupa di post-produzione di programmi televisivi, e invece all'epoca era la società una società privata che seguiva il Partito Comunista, che quindi praticamente assume le veci dell'Ufficio Stampa e Propaganda, quindi seguendo le attività del Partito Comunista e realizzando i documentari. Quindi tra i fondatori c'è Cesare Zavattini, che ne fu presidente fino a quando morì. Nel 1983 il patrimonio viene dichiarato di interesse pubblico, di interesse storico, dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio, ed è il primo sostanzialmente archivio audiovisivo che riceve tale riconoscimento. Nel 1985, con Pertini, l'archivio assume l'attuale nome e diventa fondazione. Le cifre sul patrimonio, sia per quel che riguarda le pellicole, i videonastri, quindi il patrimonio videomagnetico, e la cifra riguardante il sonoro, risalgono sostanzialmente al 1985, quindi non sono particolarmente aggiornate. Le attività dell'archivio sono sostanzialmente quelle di ricerca, raccolta, conservazione e catalogazione e riuso e valorizzazione dei materiali sia audiovisivi che sonori che fotografici. Non ultimo, appunto, dicevo, quello del riuso, e un po' come luce la vendita dello sfruttamento commerciale del patrimonio audiovisivo. Le cifre non raggiungono quelle dell'Istituto Luce, però ovviamente con una distinzione tra uso a carattere culturale o didattico e uso a carattere commerciale, comunque raggiungono gli 800 euro a minuto. E poi, a differenza, il Luce fa una distinzione sulla base dell'anno di produzione, l'archivio no, anche perché ha comunque materiale più recente rispetto all'Istituto Luce. Ci sono stati, ma non in tempi recenti, delle produzioni di nuovi film, soprattutto a carattere documentario, a base o totale o parziale d'archivio. E un po' sempre per citare Bertozzi, non so se conoscete Appunti Romani, che è un film a base totale di repertorio, in cui Bertozzi ha utilizzato molte delle sequenze conservate in archivio.
Un'altra attività dell'AMOD è la mappatura e il censimento di strutture che conservano i documenti audiovisivi e in particolare dal 1995 in poi si è lavorato a un censimento che poi è confluito in una pubblicazione prima e poi un portale che si chiama Anagrafe degli archivi audiovisivi e in cui sono diciamo c'è stata questa mappatura in tutta Italia delle strutture, ma partendo appunto dai musei, dalle università fino ovviamente a quelle più conosciute e più grosse, quindi tutte le strutture che conservano materiale audiovisivo sono state censite, contattate, ovviamente le schede informative sono state compilate dalla struttura stessa e attualmente questo portale è online ed è possibile fare la ricerca sia geograficamente che per temi ed è ovviamente uno strumento interessante, soprattutto il portale più che il volume, per chi si affaccia diciamo a questo mondo ed è interessato a temi specifici. L'AMOD pubblica ogni anno un appunto annale monotematico di argomenti ovviamente legati a cinema e storia, cinema e lavoro, il film documentario nell'era digitale, oppure pubblica mi viene in mente un lavoro che è stato fatto, sostanzialmente una tesi di laurea ma di un certo livello, su un fondo cartaceo acquisito dall'archivio di Libero Bizzarri, giornalista, regista, attualmente scomparso, di cui l'archivio possiede sia il patrimonio filmico che il patrimonio cartaceo e il lavoro è stato quello di catalogare e mettere in correlazione il cartaceo con il film sostanzialmente ed è questo questa visione del film come un qualcosa che fa parte di un processo produttivo più ampio è uno, diciamo, dei cavalli di battaglia dell'AMOD che si rispecchia anche nelle scelte di tipo archivistico che sono state fatte, per cui tutto quello che, per intenderci, di cartaceo viene prodotto durante le varie fasi della realizzazione di un film, ma che significa sia il contratto al montatore oppure le scalette, sì, le sceneggiatori, i visti censura, diciamo tutto quello che viene che nasce prima di arrivare poi al film così come lo conosciamo, è tutto materiale che ha un suo valore, una valenza storica e proprio di interesse e di studio. Quindi il film non è solamente i 60 minuti, diciamo, finale montati, ma tutto quello che viene prima e anche i cosiddetti scarti, il materiale non montato ha una sua importanza sotto tutti i punti di vista. La parte più interessante del patrimonio dell'archivio è costituito proprio dai film di non fiction, quindi i montati, il documentario, così come lo nella maggior parte dei casi viene definito, ma anche il non finito, quindi la particolarità dell'AMOD, comunque quello che è più interessante è il materiale non fiction, non finito, che anche diciamo è degno di nota il fatto che questo tipo di materiale viene definito negando diciamo non ha un suo non esiste una terminologia appropriata, ma viene definito negando un'altra, insomma, negando sostanzialmente l'essenza del film come lo interpretiamo.
Per quel che riguarda i temi del patrimonio conservato in archivio, siamo, come è evidente e ben annunciato dal nome, tutto quello che riguarda la storia del lavoro, i movimenti sociali, il movimento operaio, il movimento sindacale, sostanzialmente la storia della sinistra italiana che va appunto dalla lotta per le terre, la lotta per la casa, fino agli scioperi, il patrimonio è in costante aumento perché tuttora, ecco perché non ho letto sostanzialmente le cifre, primo perché fanno capo a dei dati del 1985, ma poi perché lasciano il tempo che trovo, perché più o meno quotidianamente l'attività di documentazione prosegue grazie al lavoro spesso volontario di filmmaker affiliati in qualche modo all'archivio e che in tutta Italia diciamo sono pronti a documentare quello che succede. Materiali molto interessanti che conserva l'archivio sono anche quelli provenienti da paesi esteri, in particolar modo Vietnam e fondo sovietico, che sostanzialmente sono quelli che venivano, cioè sono frutto o di scambio dai tempi del Partito Comunista, oppure che in quegli anni venivano proiettati nelle varie sezioni locali e che non sempre, però nella maggior parte dei casi, sono stati conservati e poi confluiti quando l'archivio è nato e è strutturato così come lo conosciamo ora. Per esempio, un fondo molto importante recente è quello sul G8 di Genova. Diciamo c'è molta letteratura sul G8 perché sostanzialmente sembra essere il primo movimento, il primo avvenimento in cui il cinema si è fatto democratico, nel senso con l'abbassamento dei costi, che poi magari rispecchia anche un abbassamento della qualità, ma comunque l'abbassamento dei costi delle attrezzature, prima di arrivare poi al paradosso dei cellulari di adesso, ma comunque questo abbassamento ha permesso sostanzialmente a chiunque di improvvisarsi filmmaker. Allora, se in contesti in cui la qualità è richiesta, questo è un limite, nel caso della documentazione di tipo storico-sociale ovviamente è un vantaggio, è un beneficio, perciò dicevo democratizzazione, perché il punto di vista si è moltiplicato praticamente all'infinito e saranno sempre più rari casi come quelli anche citati da Massimo prima, di censura o autocensura o tentativi di rendere edulcorate determinate realtà e determinati avvenimenti. Il patrimonio dell'archivio viene diviso in fondi, parliamo di fondi sia per quel che riguarda l'argomento, come appunto dicevo nel caso del Vietnam, nel caso del G8, sia abbiamo individuato un fondo per quel che riguarda invece la casa di produzione. Per esempio la Reiac Film fu una casa di produzione che ha lavorato molto con documentaristi importanti, tra cui Anzano Giannarelli, che poi è stato presidente dell'archivio audiovisivo. E il Fondo Libero Bizzarri è quello che ho citato prima, giornalista e regista sostanzialmente per la RAI, e Fondo PC, Fondo Unione Telefilm e Fondo AMOD sono praticamente i fondi a cui abbiamo fatto risalire i materiali a seconda
della casa di produzione, quindi PC, Ufficio Stampa e Propaganda, Unitelefilm, questa società di produzione, e Amod, perché appunto dicevo, fino a qui ho citato 2006, c'è stato anche qualche coproduzione, soprattutto in anni successivi, perché ovviamente le forze sia economiche ma anche proprio di personale diminuiscono sempre di più, ma c'è il fondo Federico Mariani, per esempio, che Federico è un filmmaker che ha depositato gran parte delle sue della sua documentazione in archivio, ed è materiale per lo più girato in America Latina, e per esempio Federico è l'autore della prima intervista italiana al subcomandante Marcos. Oltre alla Filmoteca vengono conservati in archivio nastrini e supporti audio più recenti, e sostanzialmente sono o le colonne dei documentari o la presa diretta di manifestazioni, interviste, oppure materiale strettamente legato alla storia dell'archivio, quali assemblee, riunioni e quant'altro. Tale documentazione è in corso di recupero. Di recupero, nel senso, per quel che riguarda i nastrini, di riversamento su supporti più ovviamente aggiornati, e sostanzialmente vengono trasformati in file MP3 o in file WAVE. Dunque, una catalogazione di materiale sonoro spazia dalla trascrizione vera e propria alla compilazione di abstract oppure estrazione di parole chiave. Va da sé che i vari livelli di descrizione analitica comportano un costo in termini di tempo e di risorse umane molto cospicuo, anche se una volta mi è capitato di dover fare una ricerca per un giornalista di Radio News 24 che mi chiedeva un'immagine o comunque un frammento in cui Berlinguer affermava che sostanzialmente la base del PC era il movimento operaio. Questa è una, diciamo, si può soddisfare a questo tipo di richiesta solamente se una trascrizione vera e propria del sonoro viene effettuata. Ammetto che non lo facciamo, ma neanche lui, cioè. Diciamo che sì, è impensabile, però diciamo il livello massimo di descrizione di un documento audiovisivo, proprio in quanto audio e visivo, sarebbe questo, il livello ottimale di descrizione, proprio per poter rispondere a qualsiasi tipo di richiesta. Vabbè, erano tempi in cui c'era una buona collaborazione, per cui anche gratis l'abbiamo fatto. Sì, beh, certo, ma è normale lavorare gratis, qualsiasi sia l'entità e la grandezza del committente, la prima domanda è se si può avere gratis. Sì. Anzi, diciamo che gli autori, i filmmaker indipendenti sono più pronti o ben disposti a... si sorprendono di meno quando sentono che c'è un costo da sostenere. Parlavo prima del cartaceo, che
l'archivio su cui l'archivio batte, sulla cui conservazione l'archivio batte, e sostanzialmente tutto quello che finora è conservato ed è stato catalogato è frutto della casualità, perché ovviamente non, prima di una decina d'anni fa nessuno si era posto il problema dell'importanza. Ok. Prima di una decina d'anni fa nessuno si era posto il problema della, di quello di cui parlavo prima, cioè il film come... il film come fase di un processo più ampio, e sono stati recuperati i cartacei legati ai documentari, ai documentari dell'Unitelefilm o del PC, no, del fondo REIAC anche, insomma le case di produzione più sensibili si sono poste questo problema, le altre assolutamente no. L'archivio possiede anche un cospicuo fondo fotografico che però è stato affidato circa 10 anni fa a una società esterna che quindi ha gestito la catalogazione e gestisce anche la cessione dei diritti, la commercializzazione. Sulle foto invece proprio internamente abbiamo lavorato sostanzialmente per la prima volta utilizzando la piattaforma XDAMS che vedremo domani, quando nel 2006-2009, okay. Dal 2006 al 2009 l'archivio ha portato avanti un progetto finanziato dalla Regione Lazio di recupero di fotografie e filmini di famiglia sostanzialmente attraverso le scuole, quindi fu un progetto per il quale nostri operatori contattarono le scuole e attraverso le scuole le famiglie, e furono raccolte circa 15.000 fotografie di famiglia, ovviamente molto più ridotto il numero dei filmini, e per delle mostre che furono poi organizzate su quelle fotografie è stato fatto un lavoro di catalogazione lavorando sulla serie e sulla fotografia intesa come documento ultimo di livello più alto di descrizione. E il resto appunto delle foto, come dicevo prima, non sono gestite dall'archivio, non sono proprio, diciamo che anche noi quando cerchiamo fotografie consultiamo il database di questa società esterna. Il discorso sulla biblioteca è alquanto delicato, perché appunto nel 79, cioè anno di nascita dell'archivio come associazione, ovviamente si è raccolto materiale librario, e che però fu catalogato utilizzando negli anni 90 un programma di catalogazione ovviamente adesso obsoleto, che non è più consultabile su nessuna delle macchine o dei terminali esistenti. E c'è tutto un progetto di valorizzazione di questi libri, che comunque non sono pochi e sono ovviamente specializzati in temi quali il lavoro, la televisione, la storia del cinema, le lotte sindacali, la storia politica sostanzialmente dell'Italia, e progetto tuttora in fase di definizione.
in tempi recenti l'archivio si è ha tentato di porsi come ente che preposto a gestire per conto terzi dei fondi filmici, e in particolar modo ha lavorato con questa società romana Videoset, che poi è stata fondata da Paolo Grassini, che è un operatore, un filmmaker, e abbiamo catalogato per la Videoset il loro patrimonio documentale. Anche l'archivio utilizzava il programma di catalogazione Highway, che ha citato Massimo prima, fin poi nel 2005 grazie ad una collaborazione e tuttora in piedi con Regesta e l'Istituto Luce, adottare il programma di catalogazione, la piattaforma XDAMS, e attualmente sono digitalizzati e quindi visibili online, ovviamente con il timecode visualizzato e a bassa risoluzione, circa 150 ore di materiale, che rispetto alle 5.000 che costituisce il patrimonio totale sono molto poche, però le scegliemmo tentando di individuare quelle più rappresentative del patrimonio, e quindi abbiamo individuato alcuni temi che sono stati il lavoro, e quindi le feste del lavoro o le manifestazioni per il lavoro, il movimento femminista, e quindi tutta una serie di manifestazioni, e cioè di materiale non finito, ma anche di documentari veri e propri su questo argomento, in modo che già consultando il portale e interrogando il sistema di ricerca, l'utente sa cosa aspettarsi e cosa no da un archivio come quello. Torniamo anche a fare. Il Luce, con lo scorso anno, esattamente un anno fa credo, proprio di questo periodo, ha fatto un accordo con YouTube, con Google, e quindi con YouTube, ha aperto un canale proprio in cui per il momento sono riportate due testate cinematografiche, quelle appunto Giornali Luce e la Incom. Tra l'altro sono riportate in qualità un po' migliore di quella che invece c'è sul portale, ed è una cosa, questo è un aspetto su cui credo si continuerà a discutere molto, perché molti archivisti hanno ovviamente storto la bocca e arricciato il naso di fronte a una situazione di questo genere, in parte comprensibile, perché se io prendo un filmato su YouTube, sostanzialmente è un filmato che completamente decontestualizzato, cioè io magari lo vedo bene, però non so dove nasce quel filmato, non ho troppi riferimenti. D'altro canto è vero che la visione dei filmati da quando stanno su YouTube è schizzata rispetto a prima, quindi sono degli strumenti con i quali è necessario assolutamente confrontarsi. Poi il materiale del Luce da questo punto di vista è molto particolare ed è un materiale veramente a rischio, cioè nel senso che il mondo di internet pare sia pieno di nostalgici sostanzialmente, che quindi ne fanno un uso che il più delle volte per il Luce è controproducente, perché viene meno tutto il lavoro di scientificità che è stato fatto in tanti anni. Due o tre anni fa uscì un'applicazione che fece molto scandalo, un'applicazione per l'iPhone che si chiamava Ai Mussolini, in cui sostanzialmente furono presi
dei filmati luce furono montati con scopo chiaramente apologetico, e per la prima volta, io ripeto, sono 16 anni che sto là dentro, siamo dovuti intervenire per bloccare questo tipo di produzione, perché ovviamente non è pensabile fare un lavoro del genere con dei filmati che nascono, cioè, o meglio, con un archivio che nasce per tutt'altri motivi. Ho fatto questo accenno perché anche l'AMOD adesso ha aperto per esempio un canale su YouTube dove sono caricate molte più ore rispetto alle 150, e grazie comunque a un piccolissimo accorgimento tecnologico che abbiamo fatto è possibile, ancora sull'AMOD no, per il luce sì, è possibile vedere direttamente dal portale del luce o dal portale dell'AMOD i filmati che stanno su YouTube, e questo già per esempio per come la vedo io, e poi chiudiamoci, tutto è discutibile, tutto si può discutere, però questo è sicuramente un modo intelligente per sfruttare questi canali. Io anche in vista di domani, non so, magari chiedo ad Annalisa se possiamo distribuire a chi è interessato dei materiali. Vabbè, per domani ci. Magari queste due. No, a fine lezione, sì. Appunto, sono propedeutica a domani. C'è una domanda, sì. Aspetta, che penso di doverti portare questo. No, ma per loro, non è per... No, in realtà... La mia domanda riguarda un po' anche l'ambiente bibliotecario, che mi riguarda un po' di più come mediatecaria, diciamo così, e è se conoscete questo portale di cui sono venuta a conoscenza poco tempo fa, che si dovrebbe chiamare Europeana, una cosa del genere, che è appunto un portale che è dedicato alla condivisione dei patrimoni filmici liberi, o comunque insomma dei quali abbiamo i diritti per poterli condividere, e se eventualmente era possibile pensare di mettere questo patrimonio che attualmente è caricato su un canale YouTube all'interno di questo contenitore. Com'è? Ah, ecco. Benissimo, basta. Europeana. Esatto, sì. Dicevo, Europeana sì, prende da vari siti, da varie realtà, però non è che prende materiali, linka e rimanda ai vari archivi. Quindi bisogna creare che cosa per entrare in Europeana? No, non bisogna creare. Come non lo so, non l'ho seguito io. Voi lo fate da YouTube. No, noi abbiamo fornito il link di accesso sostanzialmente, gli XML, poi loro puntano tutto il materiale da noi. Sì, esatto, allora per quanto riguarda XDAMS è tutto in XML, quindi ovviamente il problema non si è posto, nel senso che noi abbiamo fatto un'esportazione, gliel'abbiamo data e loro poi l'hanno rimontata. Questo è l'oggetto del discorso di domani? Sì, sì. Sì, assolutamente sì. Sì, sì, e beh, diciamo che è stato il cambiamento in qualche modo fondamentale che è intervenuto nel 2004 quando siamo passati da Highway, che era questo information retriever sul quale lavoravamo dal 95, a XDAMS, che invece è tutto XML based. Non lo so, no, credo che comunque in parte diciamo, è concentrato molto nella seconda parte del pomeriggio di domani, quando
parlerò io della catalogazione, però già domani mattina qualcosa l'accenneremo sicuramente. Io volevo fare due domande. La prima era come che accordi si prendono con le persone che vogliono fare le donazioni di film o di fotografie. La seconda domanda invece è un po', mi riallaccio alle problematiche diciamo degli ultimi avvenimenti tipo del G8, quindi del materiale enorme di produzione con tecnologia attuale. E quindi ci troveremo sempre più ad avere un enorme materiale, magari di bassa qualità, però enorme. Come vi regolate naturalmente con questa quantità enorme? Sostanzialmente poi la risposta può essere la stessa, nel senso che l'archivio viene contattato, è stato contattato da chi ha girato il materiale, che vuole depositare. In quel caso ovviamente l'archivio funziona da intermediario, quindi nel momento in cui c'è richiesta e c'è un utente interessato a qualcosa che non sia la semplice visione, ovviamente c'è la messa poi in contatto con l'avente diritto, che è chi ha girato il materiale, sì. E altrimenti ci sono stati, per esempio, con alcuni di dei depositanti lì citati in quella slide di prima, ci sono stati accordi di divisione dei diritti in percentuale, perché ovviamente l'archivio si fa carico della conservazione ma anche della catalogazione, oltre al fatto di avere un'utenza piuttosto ampia rispetto magari al singolo filmmaker che probabilmente potrebbe solo fare una catalogazione, non so, in Excel nel migliore dei modi. E in quel caso abbiamo gestito degli accordi ad hoc che avevano anche una durata in anni ben definiti, percentuali, non lo so, 70-30, 50-50, quello poi è a discrezione esatto del caso singolo. Sì, accordi scritti, perché poi la questione del diritto è comunque abbastanza spinosa, soprattutto poi nel caso di riuso commerciale, quindi inserimento del repertorio in film o documentari che hanno una circolazione commerciale e non culturale. Sostanzialmente c'è questa doppio aspetto, da intermediario oppure promotore di footage. Prego. Sì, ho la cernita di documento di basso livello, diciamo. Oppure tutto comunque viene catalogato? No, non c'è una cernita poi sulla base della qualità. E è ovvio che la qualità è un aspetto importante del materiale, ma quando il fine è la documentazione e la testimonianza, va bene tutto. Diciamo che il discorso della qualità può essere utile appunto nell'ipotesi di un riuso e di una vendita, ma laddove invece lo scopo, e poi sostanzialmente lo scopo dell'archivio è quello, la salvaguardia della memoria di alcuni avvenimenti o di alcuni punti di vista, non c'è più l'interesse alla qualità. Ma io non parlo di qualità come base di supporto di film o di fotografia, parlo proprio, non lo so, di qualcosa che non possa aggiungere più rispetto a altri documenti che già si hanno.
Sì, no, non c'è, dove, no, no. Ah, sì. Sì, sì. No, mi ero segnato alcuni spunti. Allora, sì, prima ne parlavamo già, il diritto all'oblio. Volevo capire se si trasforma in, cioè incide su, anche sulla catalogazione, c'è uno che fa, elimina gli antroponimi, oppure devi rimuovere dall'archivio dei materiali, non renderli accessibili, cioè come si traduce in pratica? Faccio la lista delle domande e poi... La chiamo, invento, non so se è esatto parlarne così, però diciamo viene in mente un fenomeno di, che potrebbe essere di autocatalogazione, cioè visto quello che è il lavoro di catalogazione che è immenso, e oggi cos'è quello che accade su Facebook, insomma, no? La gente tagga, allora volevo capire se la scelta di YouTube in qualche modo è dettata anche da una ipotesi del genere, cioè che siano gli utenti ad aiutarci nella catalogazione. A me è successo di tutte le esperienze che io portavo informazioni che nell'archivio erano assenti, nel momento in cui stavo cercando qualcosa, no? Quindi diventavo io stesso motore di catalogazione per l'archivio, e quindi questo è uno scenario molto interessante, specie con la rete, la messa in rete fra loro degli archivi. L'AMO ha risposto, ma invece l'Istituto Luce cosa fa con gli archivi non proprietari? Cosa offre? Questa era l'altra domanda. Vabbè, mi fermo qui. Ah, una cosa importante rispetto proprio che continuamente mi torna. Io ricordo un incontro con la BBC organizzato da Dokit, era la questione sui diritti. Loro che producono tanti documentari, per loro un settore importantissimo, dicevano un errore tipico è quello di porsi il problema dei diritti di chi ha intervistato, di chi è consapevole di essere ripreso. Invece il vero problema è l'impassante dietro, no? Per noi, no? Dice, voi ragionate al contrario, ma è proprio sbagliato, perché se uno è intervistato io non vado a chiedere la liberatoria. Il problema è che quel passante magari ha un appuntamento con l'amante e io in quel momento ho levato il diritto alla privacy perché aveva detto la moglie altro. Allora, questo è con l'enorme necessità di lavorare su repertori, il grezzo, diciamo, il del repertorio, no? Il non quello che tu hai definito prima con due negazioni, no? E lì è tutto, oppure gli archivi familiari, lì diciamo uno non potrebbe toccare nulla. E quindi come vi siete rapportati a questo problema? Allora, la prima domanda qual era? Scusa. Il diritto all'oblio. Oh, il diritto all'oblio, no, il diritto all'oblio è, dunque, esiste sostanzialmente un back office e un front office, no? Quando io faccio una catalogazione, catalogo tutto. Privati facevo fuori l'esempio di Laura Antonelli. Laura Antonelli è un'attrice che ha chiesto il diritto all'oblio. È evidente che nel momento in cui lei, la legge glielo permette, è un suo diritto, chiede il diritto all'oblio, i filmati e le foto in cui compare lei non possono essere messi online, cioè non c'è verso. Poi ciò non esclude che siano catalogati, eh. Io posso, a quel punto posso fare due scelte. Posso decidere, una volta che pubblico il materiale, di non pubblicare proprio quella scheda, o altrimenti di non pubblicare il contenuto o fotografico o audiovisivo relativo a quella scheda. Comunque non posso far vedere materiale in cui compare Laura Antonelli. E la seconda? Sì. Forse è il caso di spiegare che voi siete degli archivi e la cosa può sembrare anche, diciamo, legittima. Poi immaginate biblioteca pubblica, che viene un utente e dice voglio, certo, vedere la fine. Io... Ora io non so se questa... Sì, appunto, infatti... Io credo che loro abbiano ceduto i diritti, quando hanno firmato il contratto per quel film. Sì, però questa cosa del diritto... Io, vabbè, confesso una mia ignoranza, però...
Io non li vedo da moltissimo tempo film con Laura Antonelli, e comunque devo dire. Beh, poi bisogna capire un po', insomma, sì. No, no, vabbè, no, no, ma in realtà dovrebbe essere valido per tutti, non credo che. Secondo YouTube. In realtà YouTube può solo accelerare questo, può moltiplicare questo tipo di informazioni, perché già il fatto che il materiale è comunque online, a noi ci sono arrivate moltissime segnalazioni di questo tipo, anche prima che fosse su YouTube. Tieni conto che il materiale luce, appunto, è in molti casi visionato da gente che spera di ritrovarci il nonno, il papà, e una volta che lo ritrova ci chiama. No, no, a me, io ho avuto un'intera mattinata a parlare con una signora che è venuta a luce perché c'era una foto sul padre e gli andava, un filmato sul padre, e mi ha raccontato tutta la vita del padre, va benissimo, cioè è molto bello, queste cose per certi aspetti ci entusiasmano, cioè vanno benissimo. Per quanto riguarda invece i rapporti con gli archivi esterni, là sono rapporti di natura commerciale sostanzialmente. Mario Gianni, che è un altro documentarista che ha fatto diversi documentari anche molto importanti, sono andati sulla BBC, quindi è sempre di carattere prevalentemente etnografico. E adesso ha dato a luce tutto il suo archivio. Sostanzialmente di solito funziona così, che il luce si assume in toto la possibilità di catalogare il materiale, di digitalizzarlo e di metterlo online, e poi ci sono accordi per percentuali di sfruttamento quando questo materiale viene richiesto, sostanzialmente. Poi ci sono altri tipi di accordi, per esempio ultimamente il luce ha un canale privilegiato, pare, con le forze dell'ordine, quindi abbiamo cominciato l'anno scorso con l'archivio della Guardia di Finanza, adesso sono arrivati i carabinieri, aspettiamo a breve anche l'arrivo della polizia, perché in fondo perché dovrebbe rimanere indietro. E questo dipende, sostanzialmente pure nel caso della Guardia di Finanza, per esempio, il luce ha fatto solamente lavoro di catalogazione e digitalizzazione dei filmati, e questo è stato pagato secco così, nel senso che per il momento la Guardia di Finanza non ha voluto che il materiale fosse online, era a scopo interno, ma non... No, escluderei le ispezioni, no, erano parate, erano esercitazioni, ci stava un corso interessantissimo di diritto penale tenuto da Leone, per dire, in varie puntate, insomma, materiale più disparato, però al momento ne vogliono fare uso interno loro, quindi diciamo dipende molto dalle esigenze. Quilici, quando ha messo il suo archivio, era proprio quello di renderlo il più possibile visibile per lo sfruttamento commerciale, quindi in quel caso appunto l'accordo sostanzialmente funziona 30% a luce, se sto sparando proprio cifre a caso, perché poi tra l'altro non è il mio settore, quindi non, però insomma diciamo l'idea è questa fondamentalmente. La quarta? Ah, il diritto del passante. Allora, il luce un anno ha pubblicato un com'è? Sì. Passante non io, fastidioso. Ma... Sostanzialmente comunque ci si regola così. No, noi un anno abbiamo pubblicato un libro fotografico su Roma. Era una foto della Chiesa del Gesù, sostanzialmente. C'era una ragazza che passava in bicicletta. Lei si è riconosciuta, ha scritto a luce. Però in questi casi, di solito, quando si pubblicano queste cose, viene sempre messa un'avvertenza che sono state fatte delle ricerche per individuare la persona,
non è stato possibile, e nel caso comunque qualcuno si riconoscesse può scrivere poi. Sì, sì, esatto, sì. Una dicitura che salva da. Sì, sì, ma d'altra parte non è che. Cioè, no, no, ma allora, per esempio, per le fotografie è un discorso complicatissimo. Io ho una mia amica che lavora in Mercedes, per dire, loro una volta hanno fatto uno di questi happening interni in cui hanno invitato varie persone, tra cui Vittorio Sgarbi. Da questo happening poi è nata a scopo interno una pubblicazione, hanno fatto una pubblicazione in cui hanno messo varie fotografie di questo avvenimento. Sgarbi ovviamente li ha chiamati dicendo che non aveva dato il diritto di sfruttamento della fotografia in cui c'era lui, perché poi le fotografie c'è il diritto d'autore della foto, poi c'è il diritto di immagine del fotografato. Allora Sofia Loren può rilasciarmi l'autorizzazione per il suo diritto per quel servizio fotografico, però poi non può averla per, cioè, è veramente sì, esatto, è veramente complicato, molto molto complicato, e lo sarà sempre di più perché le fotografie in questo, cioè, fotografa chiunque, insomma, quindi i passanti ormai a go-go, però. Io ho una curiosità, quando è stato fatto un elenco di artisti, aspetta, sì, sì, no. Quando è stato fatto l'elenco degli archivi delle cineteche, ho notato che era proprio, credo forse volutamente, assente la RAI. Visto che io faccio il lavoro sporco, volevo capire perché. Perché le teche RAI sono piene di materiale, anche cinematografico li trovate. Allora, la RAI ha un grossissimo problema. Il problema della RAI è, sì, a parte questo, il problema della RAI è proprio è il problema dei diritti in qualche modo. La RAI ha un'infinità di materiale di cui non sa, no, o non ha, o non sa se li ave, se li ha o non li ha. Da questo io ho sentito Barbara Scaramucci in un'infinità di occasioni. Loro da questo hanno fatto derivare il fatto. Sì, hanno fatto il fatto, è bruttissimo, però insomma, che comunque non hanno deciso di non rendere pubblico nulla di quello che loro catalogano. Qualsiasi cosa tu vuoi fare, la puoi fare le ricerche sulle teche RAI, però poi non puoi visionare nulla, o quasi nulla. Diciamo, visioni solo quello di cui loro sono certi avere i diritti. E io posso affermare che non è neanche vero. Che non è vero che hanno i diritti? No, ma infatti il rischio è quello, sostanzialmente il rischio è quello. Anche perché magari loro hanno i diritti per una messa in onda, che non significa che poi hanno i diritti di quel. Anche se poi loro, per esempio, col materiale del Luce, sostanzialmente prendono i diritti per una messa in onda e poi li rimandano ad libitum. Quindi c'è stato un periodo in cui c'era una persona a Luce che lavorava esplicitamente su. Mettevano le videocassette dei programmi Rai della sera prima e controllava se era passato qualcosa del Luce e se su quella c'erano i diritti, perché comunque Obion Works ci ha pubblicato tanto di quel materiale Luce senza averne mai avuto i diritti, che però su alcune cose, detto molto chiaramente, su alcune cose ti ci metti anche a discutere, ma non sempre neanche vale la pena, cioè alle volte trovi un accordo così e la chiudiamo là. Dicevo, la RAI tramite la SACIS, che proprio qualche tempo fa ha cambiato nome, ora si chiama, credo, RAI Pubblicità, comunque negli ultimi tempi hanno cambiato nome sia la SIPRA sia la SACIS, tutte le consociate RAI che si occupano di pubblicità. Loro hanno comunque ceduto sicuramente tutti i diritti di Carosello quello vero, non quello che stanno facendo, ma che, diciamo, e quindi mi risulta che hanno proprio fatto un discorso commerciale, perché già commerciale era in partenza, in quanto chiaramente Carosello era a pagamento, più commerciale di quello non poteva essere. Quindi è quel materiale, comunque un materiale valido, perché per esempio io l'ho acquisito parecchio, ho acquisito tutti i caroselli di un certo settore merceologico che a me interessava, che era la pasta, quindi Barilla, tutto quello che c'era, e sono venuti fuori Mina, cioè voglio dire Dario Fo, cioè andiamo da Gassman, insomma, Ranieri. Tanti altri, Massimo Ranieri, sei giusto? Massimo Ranieri, cioè, quello c'è in Barilla.
per esempio, quello che mi chiedevo io è, sapendo che in Rai ci sono almeno due o tre film lungometraggi che hanno solo loro in pellicola 35 mm, so anche chi ha i diritti, ma non riesco a farli comunicare. Come si fa? Troppo di più. Aggiungo, ripeto una cosa che ho già detto a proposito del, dell'ausilio di YouTube, comunque della diffusione del materiale nella catalogazione. La catalogazione è un processo che potrebbe non avere mai fine, per cui chiunque può dare il suo contributo. Quando i filmmaker depositano il loro materiale, noi diciamo auspichiamo sempre almeno una prima visione insieme a loro, perché ovviamente ci sono delle indicazioni, ma dal punto di vista geografico, dei personaggi ripresi, che solo loro possono tramandare. Ecco, a noi è capitato con le fotografie, nell'ambito del progetto sugli archivi di famiglia, ovviamente poi il materiale privato, il materiale di famiglia è altrimenti indescrivibile se non con l'aiuto del diretto interessato. Quindi lì la prima schedatura è stata fatta esclusivamente dall'avente diritto o comunque dal depositante. Spesso nel caso più dobbiamo ritogliere le cose. Sì, beh, in quel caso ne sono successe tante di poi richieste di togliere dal portale online le fotografie per motivi. Preciso però che ovviamente fu fatta firmare una liberatoria dai depositanti, ma non è stata sufficiente poi a impedire a altri magari membri della famiglia di richiedere una cancellazione dalla rete, cosa che ovviamente abbiamo fatto per diciamo rispetto delle motivazioni che neanche abbiamo voluto sapere poi di fatto, perché altra domanda. Ci sono altre domande? Domani sicuramente parliamo ancora del progetto Famiglie Laziali, anche in vista diciamo di un allargamento di quel progetto in altre regioni, e poi passiamo a esempi di catalogazione vera e propria, e quindi come diciamo vedremo il materiale audiovisivo e come è stato catalogato, sia con una descrizione sintetica che analitica, e ovviamente per far capire poi l'importanza di una descrizione analitica sequenza per sequenza, che non è quella tematica o comunque limitata all'abstract del documento audiovisivo. Questo in mattinata, pomeriggio. Pomeriggio parleremo, prima di me poi ci sarà la mia collega di Regesta, che è Silvia Mazzini, che parlerà di Open Data sostanzialmente, che è il progetto che lei ha seguito nell'ultimo anno, e poi concludiamo la giornata con di nuovo la catalogazione del Luce, come è funzionato dalle origini, quindi dal 95 fino a come sta funzionando adesso.